Le nozze sono una festa. Il Signore ci chiama all'unione divina con il Padre che ci ha creato per amore, con il Figlio che ci ha redenti nell'amore e con lo Spirito Santo che ci santifica. E allora su questa collina il Signore ha preparato un banchetto di gioia, di pace, di amore. Abbiamo detto sì alla chiamata di Dio, però non basta dire sì con la bocca alla chiamata di Dio, bisogna dire sì anche con la vita. Ecco perché abbiamo bisogno di nutrirci di una parola forte, abbiamo bisogno di nutrirci della stessa vita di Cristo Gesù, affinché il mondo sappia che Dio è amore, che Dio è misericordia. Siamo qui perché chiamati dalla parola di Dio, e la parola di Dio ha il potere di purificarci, di renderci puliti, puri di cuore davanti a Dio e davanti alla Chiesa. Qui si celebra una festa, e se è una festa, e allora cantiamo, perché una Eucaristia senza canti è come un pranzo senza vino, o come un sole, come un giorno senza sole. Cantiamo, preghiamo con fede che lo Spirito allontani da noi ogni distrazione, ogni presenza malefica, perché questo avvenga in me e in tutti noi, perché questa Eucaristia sia una Pentecoste. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati, perché Dio non mette vino nuovo in odri vecchi, Dio non versa lo Spirito Santo in cuori che sono ancora restii, riluttanti a dire sì alla parola di Dio. Che tutti noi oggi qui possiamo indossare la veste nuziale, cioè la veste della grazia, la veste dell'amore, e che nessuno venga cacciato fuori da questa assemblea. Se lo Spirito ti mette davanti i tuoi peccati, c'è bisogno di fare solo una cosa: la preghiera del pubblicano che entrò nel Tempio non dicendo come il fariseo: io sono buono, io sono santo, io sono come te, Signore. Ma che noi dalla profondità del cuore possiamo fare la preghiera del pubblicano. E la sua preghiera era: Signore, abbi pietà di me, che sono peccatore. Chiediamo dunque perdono al Signore per i nostri peccati, per essere meno indegni di stare intorno a questa mezza. Signore, pietà. Signore pietà, Dio onnipotente abbia
ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre, desiderio e di ogni merito, e fonde su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la nostra preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Diamo inizio all'ascolto della parola di Dio. La parola di Dio ha il potere di rinnovarci nella mente e nel cuore per poter poi celebrare il mistero della fede, la morte e la risurrezione di Cristo. Ascoltiamo questa prima lettura. Dio Padre aveva preparato per il popolo di Israele un banchetto con cibi succulenti. Questo banchetto che già faceva pensare un altro banchetto, l'Eucaristia, che il Signore ci donò prima di salire sulla croce. Ascoltiamo. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Al Salmo rispondiamo insieme. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore
affranta l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo incastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Ascoltiamo la seconda lettura. San Paolo è l'apostolo che ha sofferto molto per far conoscere la salvezza di Cristo Gesù. E San Paolo, nella sua continua evangelizzazione, dice: ho incontrato di tutto nella mia evangelizzazione, miseria, povertà, pericolo. Io sono abituato a tutto, ma in ogni circostanza, in ogni luogo, ho sempre benedetto il Signore. Ho sempre detto grazie al Signore, ma ho detto grazie anche alle comunità che mi sostengono economicamente. Ascoltiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Ciò che ci fa crescere
in questa immagine e somiglianza di Dio e la parola di Dio e l'Eucaristia, ma anche la fraternità cristiana. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole e disse ai capi dei sacerdoti e ai farisei: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio e gli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Santo perché metta ordine nella mia mente, nei miei pensieri, ma anche nei miei sentimenti, perché quando si parla senza lo Spirito Santo si parla barbara e non si parla al cuore di Gerusalemme. E allora vogliamo invocare con un canto lo Spirito Santo, un canto che sapete tutti: vieni, vieni, o Spirito, vieni, vero? Vieni, vieni, Spirito d'amore, a insegnare le cose di Dio. Vieni.
mi ha detto: so che la Vergine Maria, Regina della Pace, dopo aver consegnato un messaggio ai veggenti, di solito cosa dice? L'ultima frase? Grazie per aver risposto. Va bene, io non lo dico alla fine, io lo dico all'inizio. Grazie per essere venuti a questa riunione di fraternità, di spiritualità. Noi abbiamo bisogno oggi, in questa generazione dove c'è il demone del relativismo, abbiamo bisogno di un popolo in cammino di conversione, perché quando gli atei, gli agnostici vedono un popolo in cammino, e allora diranno: qui c'è qualcosa o c'è qualcuno. Ecco perché è importante, cari amici, è importante fare chiesa. E fare chiesa significa manifestare la presenza di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo. Ciascuno di noi in questa assemblea, sono certo, è venuto qui non per dovere, non per curiosità, ma è venuto qui con la gioia nel cuore, vero? Sì. È venuto alle nozze non di questo mondo, perché oggi quando una famiglia riceve un invito alle nozze, come diciamo noi al sud, è una mazzata, è una mazzata in testa, mamma mia, padre, poi quest'anno 5 matrimoni, 5 legami. Bene, qui si mangia gratuitamente, qui non si portano regali, però dopo qualche regalo lo potete fare. Lo Spirito mi spinge a dirvelo. Dietro, ecco, questa riunione di fraternità, di spiritualità, c'è molto lavoro, ci sono anche spese che bisogna affrontare. Ebbene, lo Spirito mi dice che c'è una brutta notizia, che bisogna affrontare queste spese, però c'è anche una bella notizia, che ci sono i soldi per pagare, diciamo, per far fronte a queste spese. Però c'è un'altra brutta notizia, che i soldi stanno nelle vostre tasche. Non fate come quel bambino di domenica, la mamma gli dice: Antonio, ti do 2 monete di 1 euro, uno per te che vai a comprare il gelato e poi un'altra moneta quando passeranno con il cestino, tu la metti dentro. Tutto contento, corre verso la chiesa. Cosa accade? Che il bambino cade e una delle monete va a finire nel tombino. Lui alza gli occhi al cielo e dice: Dio, sei proprio sfortunato. Il bambino messo alla prova, non ha saputo essere generoso. E molte volte il Signore ci mette alla prova, proprio per vedere se in noi c'è il demone della
dell'avarizia o c'è il demone della condivisione? E nella prova che si vede che cosa? La fedeltà, il sì, l'obbedienza alla parola di Dio. Bene, siamo venuti qui alle nozze questa sera e il Signore non vuole nessun regalo da me e da te. Molte volte noi pensiamo che venendo in chiesa dobbiamo dare un qualcosa a Dio, dobbiamo fare un qualcosa per Dio. Perché il Signore ci ha chiamato a questa festa eucaristica, a queste nozze eucaristiche? Perché? Perché ci ama. E perché ci ama, chi ama dona. E chi ama dona con gioia. Ecco perché Dio ha preparato un banchetto per noi qui e vuole riempirci del pane del suo amore, della sua misericordia. Quindi non stare con la bocca chiusa, non stare con il cuore chiuso, non stare con le mani chiuse, perché il Signore vuole fondere su di te, su tutti noi questa sera doni, doni soprannaturali, perché noi possiamo vivere questo matrimonio, questa intimità matrimoniale con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché l'Eucaristia è il mistero della Trinità. Il Padre continua a donarci il Figlio continua a donarsi al Padre per la nostra salvezza, per il perdono dei nostri peccati. Lo Spirito Santo ci fa sperimentare questa comunione con il Padre e il Figlio, ma anche questa comunione e unione tra di noi. Io qui stasera non vedo un popolo. Io stasera qui vedo un corpo, il corpo mistico di Gesù. Ecco perché, fratelli e sorelle, quando ero parroco e non vedevo alcuni fedeli nella mia chiesa di una domenica, mi dicevo: perché non è venuto? Dove sta? Ed io come capo dell'assemblea, come presidente dell'assemblea, mi sentivo a volte senza un braccio, senza un piede. Ecco perché molte volte la domenica successiva chiedevo: senti Giovanni, ma tu perché non c'eri domenica scorsa? Perché il pastore si interessa delle pecore del gregge, perché la chiesa non è una cozzaglia di persone, la chiesa è fatta di figli di Dio, dello stesso Padre. E quindi, fratelli e sorelle, alla fine di agosto, quando sono andato a Medjugorje, un bambino di 5 anni mi ha detto: Padre Lorenzo, ma tu ci fai sempre pregare Padre nostro, Padre nostro, Padre nostro. Allora siamo tutti parenti. Il Signore rivela i segreti del Regno dei Cieli a chi? Chi sono stati invitati per primi alle nozze? Chi? Hanno detto subito: non vogliamo venire. Sono stati gli intellettualoidi,
i sacerdoti, gli scienziati, i ricchi e i potenti di questo mondo. Hanno detto subito no. E in questa santa assemblea oggi ci sono grandi professori, grandi scienziati. Alzate la mano, nessuno. Gli scienziati per credere hanno bisogno di vedere e di toccare. I ricchi non hanno bisogno di questo cibo, perché già sono sazi, hanno due sicurezze, una affettiva e un'altra economica. Se mio marito mi ama, se mio figlio mi ama, se tutti mi amano, ma che c'è bisogno di andare in chiesa, che c'è bisogno di andare alla festa delle nozze? Se il mio conto in banca è sostanzioso, se tutto mi va bene nella vita, ma che c'è bisogno di andare al banchetto eucaristico la domenica? Non ho bisogno di Dio. Mi state seguendo di dietro, no? Mi vedete? L'importante è sentirmi. Signore ha chiamato tutti noi a far parte della Chiesa oggi. Forse anche tu nel passato hai detto: ma a che mi serve questo Dio, questa Chiesa, questa parola di Dio? Ma un giorno il Signore ha mandato l'invito anche a te e tu hai detto: sì, eccomi, io vengo. Com'è importante, fratelli e sorelle, fare chiesa. Perché il cristianesimo non è solitudine. Il cristianesimo non è individualismo, siamo Chiesa, popolo di Dio in cammino di conversione. In noi c'è un desiderio, un grande desiderio, quello di essere sposati con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La Chiesa sì è fatta di peccatori, ma di peccatori che si vogliono convertire. Una volta un uomo mi disse: Padre Lorenzo, io non vengo nella tua Chiesa perché la gente che viene io la conosco. E che gente? E che gente? Sono tutti peccatori, padre Lorenzo. E allora lo guardai negli occhi e gli dissi: fratello caro, c'è un posto anche per te. Siamo venuti alle nozze perché vogliamo essere una sola cosa con Dio Trinità, perché possiamo dire: non sono più io che vivo, ma il Padre che vive in me. Non sono più io che vivo, ma il Figlio che vive in me. Non sono più io che vivo, ma è lo Spirito che vive in me. L'unione divina, cioè le nozze, con ogni persona della Trinità.
Forse di questa spiritualità nessuno ve ne parla, vero? Ma la Chiesa ci chiama a una spiritualità alta e noi dobbiamo essere aquile di questa spiritualità, non corvi. Dobbiamo volare in alto per attirare gli altri a fare Chiesa, ad essere Chiesa di Cristo, perché chi vede me deve vedere il volto di Cristo, il volto del Padre, il volto dello Spirito Santo. Siamo chiamati alle nozze. E fino a quando non ci sarà questo matrimonio con la Santissima Trinità, il nostro cuore sarà sempre diviso. Avremo sempre gli amanti, gli idoli, e un cuore diviso non è un cuore felice. Ecco perché il primo comandamento dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Il nostro Dio è un Dio geloso, infinitamente più geloso di tuo marito o di tua moglie. Però la gelosia di Dio è diversa da quella umana. Tuo marito è geloso perché è infantile, o tua moglie è gelosa perché è infantile, perché dice: se tu ti perdi, io perdo un bene. Ma Dio è geloso perché dice: se tu mi perdi, tu perdi un bene. Non so se è chiaro il concetto. E infatti, quando perdiamo Dio, non troviamo più pace. Non sperimentiamo più la gioia e l'amore della vita. E sarebbe bello venire in mezzo a voi e dire: oggi, qual è il tuo amante? In questo matrimonio cristiano, chi è il tuo amante? Quanti amanti ci sono, vero? Quanti idoli? Ma cos'è l'idolo? Tu pensi che l'idolo ti dia l'amore, ti dia la vita, ti dia la gioia, ma ti dà la morte. Non ti fa vivere, ti schiavizza. La persona diventa un idolo nella tua vita, una cosa diventa un idolo nella tua vita, quando tu cominci a dire: senza di te non posso vivere, senza questa cosa non posso vivere. E senza Dio, che noi non abbiamo la vita, la verità, l'amore. Ecco perché siamo venuti qui con le mani aperte, per accogliere tutto l'amore che Dio vuole donarci, perché possiamo uscire da questa sala sazi, sazi di amore, di gioia, come è triste vedere alcune volte quando ci si mette fuori la Chiesa dopo la celebrazione eucaristica, vedere gente che esce dalla Chiesa
con un volto triste, angosciato. Ma cosa hai fatto nella Chiesa? Ecco perché quando ritorni a casa tua e ritorni con sentimenti aggressivi, violenti, e appena tu metti piede a casa tua, tu cominci a sbraitare e tuo marito e tua moglie dice: ma tu da dove vieni? Vieni dal paradiso, dalle nozze, o vieni dall'inferno? E allora io non credo in quello che tu fai, io non credo nel tuo cristianesimo. Questo si verifica molte volte anche prima di venire a celebrare l'Eucaristia. Mi state stancando? A me non interessa. Ma tu che esempio dai ai tuoi figli, a tuo marito, non so a chi, quando dici: oh, mamma mia, oggi è domenica, devo andare a messa? Se tuo figlio ti sente parlare e esclamare così, e allora se andare a messa significa fare un sacrificio, io non ci voglio andare. Invece è bello dire: oggi è domenica, su ragazzi, andiamo a messa. Avete compreso? Andiamo alle nozze. E qui beviamo e mangiamo il pane della gioia, il pane dell'amore, il vino che ubriaca, lo Spirito Santo, perché dopo la Pentecoste, così come dovrebbe essere dopo una Eucaristia, noi dovremmo uscire fuori come gli apostoli dopo la Pentecoste. Ma che sono ubriachi? Ma che sono ubriachi? Noi dobbiamo essere ubriachi del Dio della gioia, del Dio dell'amore, del Dio della salvezza. E ascoltate questo concetto teologico molto importante, fratelli e sorelle. Molti che vengono alle nozze cercano il Dio della gioia, cercano la gioia di Dio, ma non il Dio della gioia. Avete compreso? Perché molti vengono qui per dire: mo vado a messa così il Signore mi fa scendere dalla croce. Ma mo non si chiamano più croci, si chiamano problemi. Padre, ho un problema, mio marito è così, mio figlio è così. E quindi si viene in chiesa così come si va da un mago, da una cartomante, da un indovino. E qui mi dicono che Torino la città di Torino è piena. E allora cosa accade per molti che vengono in chiesa per un mese, due mesi, tre mesi, forse anche per un anno? E quando vedono che Dio non li toglie dalla croce, dicono: Dio mi ha deluso. Mo vado dal mago che fosse più forte di Dio. Sor Emanuele non mi sta ascoltando. Lei ha un'altra spiritualità, noi siamo ancora corvi. Questo Vangelo di oggi, ma tutta la liturgia, irradia uno spirito di festa, di gioia, di amore, fratelli. Ma quello che accade, a volte anche per colpa di noi sacerdoti, che veniamo intorno a questa mensa con molta superficialità.
siamo noi prima di tutto a dare il là della gioia, dell'amore. Purtroppo molte volte i sacerdoti sono come quel sacerdote che andò a predicare e disse: cari fratelli e sorelle, oggi io vi parlo della gioia. Bene, se tu non vedi la gloria di Dio nella celebrazione eucaristica, se tu non sperimenti la gloria della Santissima Trinità, è perché forse non indossi l'abito della grazia. Erode diceva: voglio vedere Gesù, ma Gesù non gli dava la gioia di vederlo. E molte volte noi siamo così presuntuosi di voler vedere Cristo Gesù con i nostri peccati e non abbiamo capito che il peccato ci acceca, non ci fa vedere, non ci fa gustare, non ci fa comprendere quello che si verifica durante questa festa eucaristica. Forse anche noi sacerdoti siamo come il profeta Isaia. Isaia, prima di diventare profeta, era, ditelo voi, era sacerdote, che andava ad offrire il sacrificio nel Tempio e chissà quante volte si presentava all'altare del sacrificio con orgoglio, con la presunzione di essere forse migliore dell'assemblea. Quando all'improvviso vide che cosa? I serafini che cantavano, ve lo ricordate cosa cantavano? Cosa cantavano? Santo, santo, santo. E il profeta a questa visione, all'ascolto di questo canto, cominciò a tremare, cominciò ad avere paura, entrò nell'angoscia e disse: chi mi salverà? Chi mi salverà dai miei peccati? Perché questo l'abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ci sarà un tempo in cui vi sarà tolto l'ignominia del peccato. Vi saranno aperti gli occhi, non avete più paura della morte. Ce l'ha detto la prima lettura. Io non so se l'avete ascoltata bene, fratelli. Chi mi salverà dai miei peccati? E due serafini andarono a prendere che cosa? Due carboni accesi. Li posarono sulle labbra del profeta e Isaia fu purificato. E la voce della Trinità disse: ora, chi andrà per noi a salvare gli altri, a portare il nostro amore, la nostra verità? Cosa rispose il profeta? Manda me. Allora, perché nella Chiesa non ci sono molti evangelizzatori veri? Perché non hanno ancora sperimentato la purificazione vera, la misericordia di Dio. Avete compreso, fratelli e sorelle? Perché dopo aver celebrato l'Eucaristia, noi siamo chiamati a portare fuori
la luce che abbiamo ricevuto qui, la verità che abbiamo ricevuto qui, l'amore, la misericordia che abbiamo ricevuto, questi sono i doni soprannaturali. Ma cosa portiamo fuori dopo una celebrazione eucaristica? E allora bisogna venire anche con la gioia a celebrare, bisogna venire purificati dai nostri peccati. Ecco perché la Chiesa all'inizio della celebrazione eucaristica ci fa fare che cosa? L'atto penitenziale. Ed è importante quell'atto penitenziale, fatto non con le labbra ma con il cuore. Andate in qualche chiesa la domenica, cosa vedete? Chi arriva prima, chi arriva dopo, c'è chiasso. E l'atto penitenziale non viene fatto, forse neppure dal sacerdote. E Padre Pio, durante l'atto penitenziale, si batteva il petto. Nella chiesa si sentiva un tonfo, lui mistico. Lui santo, davanti a Dio, si sentiva peccatore. E Dio lo ricolmava sempre di più dei suoi carismi, dei suoi doni soprannaturali. E piangeva, piangeva di gioia. Andiamo alle nozze. Bene, fratelli miei, chi celebra l'Eucaristia con fede, riceve l'amore. Ecco perché è importante per il marito e la moglie celebrare l'Eucaristia uniti, altrimenti non diventerete un cuor solo e un'anima sola. E se tuo marito non viene e tu ricevi l'amore, devi amare quel tuo marito. Se tua moglie non viene e tu vieni a celebrare l'Eucaristia, devi amare quella moglie, quel figlio, quel vicino, quel collega di lavoro. Fratelli miei, qui riceviamo l'amore. L'amore soprattutto non per tuo marito che già ti ama, non per tuo figlio che già ti ama. Il Signore ti dona l'amore per chi oggi ti sta mettendo in croce. Se celebri l'Eucaristia e il tuo matrimonio, nonostante i conflitti, i litigi, rimarrà in piedi, sarà una casa costruita sulla roccia, perché qui si riceve lo Spirito per perdonarvi vicendevolmente. Qui si riceve lo Spirito per donarti a tuo marito anche quando non hai voglia, capisci a me? Perché molte volte si dice mo vado a fare questo sacrificio. E non abbiamo capito che la parola sacrificio significa cosa santa, e non c'è cosa più santa dell'atto coniugale. Non c'è cosa più santa dell'atto coniugale. E quando si dissacra l'atto coniugale, il matrimonio finisce. Perché attraverso l'atto coniugale c'è il matrimonio. Non quando si viene in chiesa, che si fanno molte sceneggiate. Quando il sacerdote chiede agli sposi, siete consapevoli di quello che state facendo? Volete amarvi per sempre? Gli sposi dicono, sì, con la bocca, ma forse già hanno un amante. Siete disposti ad accogliere i figli che Dio vorrà donarvi? Gli sposi dicono, sì, con la bocca, prete, so io i figli che devo fare, non me lo dica la Chiesa, il Vangelo,
E quindi già il cammino matrimoniale è pieno di cancro. Certo, oggi dite allo spirito di non dirvi molto più, va bene. Nozze oggi, ma secondo voi, fratelli e sorelle, in questa parabola il padre che fa un matrimonio per suo figlio, ma a fianco a suo figlio ha messo in quel tempo una donna o ha messo un uomo? Una donna. Ah, poche hanno detto una donna. Quindi anche voi condividete la mentalità di questa generazione? No! Perché oggi i preti sono anche, alcuni sono anche pronti a sposare uomo e uomo e donna e donna. E ci sono anche politici che si professano cristiani, che vanno in prima fila al Gay Pride e poi si vanno a fare la comunione. Bene, fratelli e sorelle. Fratelli, noi apparteniamo a Cristo e dobbiamo accogliere Cristo nella sua totalità. Non fate come quell'uomo che dice: amate i vostri nemici. Questa pagina non mi piace. Vado avanti. Dio è misericordioso. Questa pagina è bella. Così siamo ridotti in molte comunità parrocchiali. Bene, il Signore oggi parla dell'inferno, soprattutto per chi celebra coscientemente, deliberatamente l'Eucaristia senza l'abito della grazia. E perché mi devo confessare per il mio adulterio? Vado a farmi la confessione. Perché mi devo confessare se ho rubato? Vado a farmi la comunione? Come dice il padre ai servi, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. C'è l'inferno. Quando i denti stridono, quando fa freddo. Quindi l'inferno è un luogo freddo. E perché è un luogo freddo? Non c'è il fuoco dell'amore che non si consuma, invece il fuoco dell'inferno consuma. Ma chi parla più dell'inferno? Vero, perché la teologia di oggi è Dio e misericordia. Certo, non ci voleva il nostro Papa Francesco a dirci che Dio è misericordia. Dio è misericordia, però non dobbiamo interpretare male le parole del Papa, perché c'è molta confusione. Papa ha detto: accogliamo i peccatori, perché forse ascoltando la parola, vedendo il nostro esempio, si convertiranno. Avete compreso? Questa è la teologia di Francesco. Ha detto: non sentirti migliore degli altri, non disprezzare l'altro, lascia a Dio il giudizio. Non sei tu il giudice. Bene, fratelli e sorelle, finisco. Qualcuno di voi dirà finalmente, vero?
Allora ti senti a una festa qui? Sì o no? Sì. Ed è così. Vogliamo lodare e benedire il Signore, perché è grande il suo amore per me, per te e per tutti noi, che noi possiamo sentire questo amore, quell'amore che forse io non sentivo molti anni fa, ma che mia madre sentiva nonostante che non sapesse né leggere né scrivere. Una volta a pranzo, e finisco, una volta a pranzo dissi a mensa con tutti i figli: mamma, qua nessuno dei tuoi figli ti ama, lo dissi scherzando. Mia madre mi guardò e disse: certo, questo mi dispiace, però l'importante per me è che Dio mi ama. Qui c'è tutta la teologia cristiana. Anche se tua madre ti abbandonasse, ricordati, dice Dio attraverso la bocca del profeta Isaia: io non ti abbandonerò mai. Non cadere in depressione, non cadere nell'angoscia se qualcuno ti dice non ti amo, perché Dio ti ama e questa è la cosa più importante. Amen. Amen. In piedi. Risuscitò il terzo giorno e siede ora alla destra del Padre, e verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credete nello Spirito Santo, Signore che dà vita. Credete nella Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. Noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci. Santa Chiesa, affinché in questa generazione sia luce di verità, sia fuoco di amore per chi non ti conosce ancora. Preghiamo. Madre, ti preghiamo per i nostri governanti, ti preghiamo per i governanti del nostro paese, soprattutto per quelli che si professano cristiani, che facciano leggi giuste per il bene del matrimonio e della famiglia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Padre buono, ti preghiamo per tutti gli ammalati nello spirito e nel corpo. Manda loro un profeta che li guarisca da ogni male dello spirito e del corpo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti noi qui raccolti, o Padre, manda il tuo spirito di conforto, perché venga ad asciugare le nostre lacrime e che possano essere trasformate in lacrime di gioia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché tu, Signore, mandi alla tua Chiesa molti e santi sacerdoti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Grazie, o Padre buono, per aver ascoltato le nostre preghiere nel nome di Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Seduti, come detto all'inizio, la serata per dare quella piccola offerta, fa fronte alle spese. Ringraziamo il Signore per quello che ci ha donato. Ti ringraziamo.
Questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Lavami, Signore, e purificami da ogni mio peccato. Pregate, fratelli e sorelle, pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. In piedi, accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti. E mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la tua opera di salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. E diamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e santa. E veramente cosa buona e santa, oh Padre. Lodarti e benedirti sempre e ovunque, in ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo nostro Signore, noi uniti agli angeli e ai santi del cielo, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo. Oh,
veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Chiediamo al Padre che fonda su di noi lo spirito di amore e di unità. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e allo spirito e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Preghiamo per la Chiesa intera. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta e unita nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo e tutto l'ordine sacerdotale. Preghiamo per i nostri cari defunti. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ti preghiamo per Carmine, Concetta, Ludovica, Dario, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti qui raccolti, o Padre, abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siamo la famiglia di Dio. La Chiesa fa l'Eucaristia e l'Eucaristia rende unita la Chiesa. Che possiamo tutti sentire
questa presenza del Padre Celeste, grazie a Cristo che abita su di noi il suo Santo Spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, liberaci o Signore dal maligno, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi e con il tuo spirito. Come triste a volte quando in assemblea, al momento della pace, vedo fratelli e sorelle che si donano una mano proprio moscia. Sor Emanuele non sa che significa moscia, senza, morta, senza vita. E allora siamo tutti figli, fratelli e sorelle. Diamoci un bel abbraccio, un bel bacio. Scambiamo un segno. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma non soltanto una parola di Dio sarò salvata. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna. Amen. Ministro straordinario per dare la comunione, uno solo.
Il corpo di Cristo.
Corpo di Cristo.
però molte volte mi si dice: Padre, sono così saziato durante la messa che non ho voglia di mangiare a casa. Allora faremo almeno 10 minuti di adorazione eucaristica, poi Cristo passerà in mezzo a noi, sarà un momento di intimità, di matrimonio con il Signore. Amen.
c'era un cieco diventato tale per la povertà, per la miseria. Sentì questa folla che passava, che gridava, e chiese: chi gli sta passando? Gli dissero: sta passando Gesù di Nazaret. E lui ebbe una luce interiore, capì chi lo poteva salvare dalla sua cecità, e cominciò a gridare forte: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ma i discepoli e la folla gli dicevano: stai zitto, non gridare, Gesù non ti pensa, ma chi sei tu, poveraccio? Ma lui gridava sempre più forte perché sapeva che Gesù si sarebbe fermato per aprirgli gli occhi e vedere i colori della vita. E quindi gridava sempre più forte: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E mentre gridava, Gesù disse ai discepoli: chiamatelo. Lo portarono da Gesù e Gesù gli chiese: che vuoi che io faccia per te? Che io riabbia la vista, esclamò il cieco. E Gesù gli disse: la tua fede ti ha salvato. E gli aprì gli occhi. Avuto gli occhi aperti alla vita, cominciò a seguire Gesù, lodando e benedicendo Gesù. Fratelli e sorelle, forse quel cieco questa sera in questa folla sono io, sei tu. Cosa ti ha reso cieco? Alle cose belle di questo mondo, alla presenza di Dio. Cosa ti ha reso cieco? E questa tua cecità ti fa andare sempre, cadere sempre in qualche fosso. Cosa non vedi oggi? Il senso della tua vita? Il senso del tuo matrimonio? Il senso del tuo lavoro? Il senso della parola di Dio, dell'Eucaristia? Cosa non vedi? Cosa non capisci? Il cieco è triste, anche quando sorride il suo sorriso è triste, perché non vede i colori della vita. Bene, se non vedi il senso della tua croce stasera, se questa tua croce ti opprime, ti schiaccia, se questa tua croce non è gloriosa, e allora bisogna gridare, perché l'unico che ti può salvare è Gesù di Nazaret, il figlio dell'Eterno Padre, che è venuto a donarci la luce della vita, lui che ha detto: io sono la luce della vita. Lo vogliamo gridare con fede, così come ha gridato il cielo. Perciò se in questa assemblea c'è qualche fratello o sorella che desidera gridare forte per ricevere una grazia, soprattutto una grazia spirituale, lo faccia adesso ad alta voce, perché Gesù ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, e qualunque cosa che chiederanno nel mio nome la otterranno. Signore Gesù, io ti chiedo come ministro della tua parola, affinché io veda sempre di più, capisca sempre di più la potenza.
potenza della tua parola. Signore Gesù, io ti chiedo la grazia di vedere sempre di più la bellezza dell'Eucaristia, affinché io mi avvicini al tuo santo altare sempre con fede e con umiltà. Per questo io ti prego, ascoltaci. Le vostre preghiere ad alta voce, gridando. Gesù, sana le ferite dell'anima e del corpo di Valentina. Per questo io ti prego. Ascoltaci, Signore. Niente viene rifiutato a Maria. Maria che questa sera dice a me e a tutti voi, per la vostra gioia, fate quello che mio figlio vi dice. Ave Maria. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Gesù, tu sei la luce del mondo. Gesù, tu sei la luce del mondo. Gesù, tu sei la salvezza del mondo. Gesù, tu sei la salvezza del mondo. Gesù, tu sei la via dell'amore. Gesù, tu sei la via dell'amore. Gesù, tu sei la verità dell'amore. Gesù, sei la verità dell'amore. Gesù, tu sei la vita dell'amore. Gesù, sei la vita dell'amore.
Gesù, liberaci dal maligno. 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 Gesù, abbi pietà di noi. 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 Davanti a thank you.
maniera particolare. Fa che diventino evangelizzatori della tua parola che ci salva. Signore Gesù, fa che ritornino a casa loro con un cuore ricolmo di Spirito Santo e che lo Spirito sia il testimone della tua presenza nella loro famiglia, nella loro casa, nella loro città. Signore Gesù, apri i nostri occhi perché possiamo vedere la tua presenza sempre ovunque. Apri il nostro orecchio perché possiamo sempre ascoltare la tua parola. Apri la nostra bocca affinché possiamo sempre annunciare la tua parola con la potenza dello Spirito Santo. Apri le nostre mani affinché possiamo sempre accarezzare chi si sente non amato, chi si sente abbandonato. Apri il nostro cuore, Signore Gesù, perché possiamo accogliere tutto l'amore che tu vuoi donarci. Signore Gesù, facci tutto quello che vuoi, donaci tutto quello che vuoi, dici tutto quello che vuoi e toglici anche tutto ciò che non è gradito a te. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Facciamo un applauso a Gesù. Grazie a tutti voi, buonanotte.